Vamos allá, forte Giube! Sì! Io ero ottimista, ma non fino a sto punto. Ottimista di che? Che sei un disfattista nato tu, porco. Sei un disfattista nato tu, che ottimista di che? Non so se mi viene più da ridere o da godere in questo momento. Non lo so, non lo so. Eccola qui. No, io non me la metto. Passo. No, vabbè, non è ancora tutto deciso, perché se oggi vinciamo con la Juve e poi si va a perdere a Torino, siamo gli stessi pecori di prima, quindi dato che abbiamo fatto la partita dell'anno, vi chiedo almeno di stare sulla cresta dell'onda e di vincere magari anche a Torino, con Torino, con la prima squadra di Torino e con il Cagliari a San Siro. Sfatato il Tabu Stadium, ragazzi, 3-0, non c'è stata partita, la Juventus non ha fatto niente. Cioè, parliamone, ha avuto un'occasione con De Ligt che... Kier, mi pare, l'ha levata di porta nei primi minuti. Ma ragazzi, la Juventus non ha fatto niente questa partita. Non è stata pericolosa, avrà fatto forse uno o due tiri in porta. Adesso io voglio che voi andiate a prendere il video che ho pubblicato esattamente il 6 di gennaio, quando dissi in quel video che si perse 3-1, nessuno l'avrebbe vinta quella partita perché ci mancavano 8 giocatori. Lo volevate il Milan con i titolari? Lo volevate? Eccolo qui. E così io sono convintissimo che anche all'andata l'avremmo vinta. Ragazzi, sto godendo, non avete idea. È entrato il gatto comunque. Ciao. Analisi della partita. Troviamo il vantaggio con un super gol di Brahim Diaz. Ciao. Con un super gol di Brahim Diaz che fa un tiro al giro assurdo e si va a riposo. Primo tempo, ragazzi, fino al gol soporifero, perché molti falli, ma a parte l'occasione di De Ligt al quinto sesto minuto, poca roba. Secondo tempo, rigore. Io avevo la sicurezza che lo sbagliassi. Ragazzi, ne ha segnati 12. Ci sta che sbagli questo. Lo sbaglia. Ho detto, ragazzi, alla fine, se qua cominciano a giocare, alla fine. Infatti cominciano a fare possesso palla. Troviamo un 2-1 con Rebic che si inventa. Io non so cosa si è inventato Rebic, che chi gli abbia detto di tirare la limma ha funzionato. E al 3-0, allora, ragazzi, cioè, proprio si sborra coriandoli. Si sborra coriandoli, ragazzi. Cioè, io, è il video più bello che sto facendo negli ultimi mesi. È la goduria più bella. E ragazzi, cioè, io non me l'aspettavo così. Ero a Juve in difficoltà, ma a ripensarci, in seria difficoltà, non me la sento neanche di bocciare nessuno questa partita, perché anche quando vinciamo dico sì, ma lui, tipo come ho bocciato Leao col Benevento, come ho ribocciato Leao col Genoa, come ho bocciato Leao col Sassuolo, come ho bocciato Leao col Parma anche se ha fatto gol. Non me la sento di bocciare nessuno stasera, perché anche quello che ha giocato peggio, che è difficile da scegliere, forse ti direi che il peggiore è stato che sì, perché ha sbagliato un rigore, ma non è stato il peggiore. Cioè, penso che il peggiore in campo si metti un 6,5, quindi è il peggiore, ma non è il peggiore. Forse c'è Çalhanoğlu che ha sbagliato qualche palla, ma ragazzi, quando fai una vittoria così, una partita così importante, non puoi avere un peggiore. E io dico sempre che conta la testa. Cioè, questo non è, o al di là del risultato, i numeri del 3-0 e tutto quanto, dello sfottò, ci sta tutto, ma quello che conta di più è la testa. Perché adesso, se andiamo a giocarci un finale di campionato dove c'è una qualificazione in Champions in ballo, avendo vinto uno scontro così importante, che anche se si arriva a pari siamo sopra, è una manna dal cielo, ragazzi. È una manna dal cielo. E... io, ragazzi, non so
non so cosa dirvi. Le abbiamo messe le corde, perché alla fine abbiamo fatto una partita di tutto rispetto. Siamo stati più freddi, più determinati, abbiamo sbagliato i nostri gol, neanche più di tanto rispetto ad altre partite. Abbiamo avuto magari due o tre occasioncine che potevamo sfruttare, soprattutto nel primo tempo, però, che dire, Juventus ha annullato in tutti i punti. E Juventus, ragazzi, dico sempre, quando faccio magari analisi, anche magari chi me lo vengono a chiedere in live, che ha due uomini, Chiesa e Ronaldo. Se li studi e capisci come prenderli, Chiesa e Ronaldo, hai risolto l'80% del lavoro. E poi dopo di loro mi preoccupava Chiellini. E però, ragazzi, Chiellini secondo me ha fatto due grossi errori. Il primo, vabbè, sul primo gol, tanto e tanto perché Brembiaz l'ha messa lì, anche avesse saltato col trampolino non l'avrebbe presa. E il secondo si perde Tomori. E quindi, ragazzi, non c'è niente da parlare. Stiamo godendo. Sì! Ci vediamo domani. Domani? Sì, domani. Dopo o martedì. Con la live reaction che la porterò sul canale recappata. Quindi quella sarà, ragazzi, il video dell'anno. Perché quella live reaction spaccherà i culi. Gatto di merda. Oh no. E buona serata, adesso andiamo su Twitch, io e lui. Cercate VAR Sport su Twitch. E siamo lì con anche i tifosi della Juve. E niente, ah, vi aspetto.